garantito personalmente per un debito societario. E questa persona, che conosco bene, ha dopo 3-4 aste giudiziarie sul suo immobile, se l'è ricomprato lui per tutta la forza di farlo. E ancora c'è un reddito residuo, perché i conti non si sanno mai come vengono fuori. E per pagare altri 10.000 euro rischia ancora. Allora io, per andare al concreto, in portavoce sono persone, figure, profili che all'interno della struttura di potere istituzionale vanno a ricoprire un ruolo e esprimono il loro ruolo sotto un simbolo che concorre all'interno dell'istituzione per competere per il potere, per l'esercizio diverso del potere. E qui questi cittadini che siamo qua dentro crediamo, non ci possono risolvere questo problema. Se dobbiamo creare una rete di protezione civica per le fragilità sociali degli imprenditori o delle persone, significa che dobbiamo andare a presidiare dal primo momento che vengono pignorati bene, con delle strutture, con delle competenze, con delle conoscenze, con delle strutture legali di assistenza e quant'altro, andare a tutelare le posizioni di fragilità. Contro Equitalia ci dobbiamo muovere, ma non loro stanno facendo un altro lavoro. Noi cittadini ci odiamo a questo obiettivo, e loro hanno fatto un'operazione di dire microcredito alle imprese, questo obiettivo ce lo prendiamo stasera. Quanta attività abbiamo fatto per andare sugli imprenditori, sulle situazioni fragili e dire guarda che una ciambella di 7.000 euro ti arriva anche il triplo, e però c'è un po' di burocrazia, le persone non ce la fanno. Allora ce lo mettiamo questo, anziché di fare i banchetti per il simbolo eccetera, cioè, ce lo prendiamo stasera questo obiettivo per dare una risposta a lui, lasciando perdere quell'altra persona che conosco. Ce la sentiamo di fare una cosa, ce la sentiamo di farla mezza, e allora facciamola. Poi rispondo al discorso simbolo, maturità che abbiamo, eccetera, eccetera. A me ieri sera hanno fatto un racconto raccapricciante. In una cittadina siciliana, due meetup si contendevano un'iniziativa. Ebbene, io rientro, tuttora non ci credo, si contendevano un'iniziativa. C'era un portavoce che andava. Uno dei meetup è andato al comune per fare le autorizzazioni per il banchetto, ne ha fatto tesoro, dopodiché l'altro meetup si stavano dando, come si dice, si stavano attivando per sostenere l'iniziativa perché veniva il portavoce. Ebbene, il meetup che aveva l'autorizzazione in tasca chiama i vigili urbani e gli dice guardate che quei signori lì non hanno autorizzazione per fare del suolo pubblico, e fateli smontare. Arrivano i vigili, siete voi, credevamo che fossero degli altri, voi ce l'avete l'autorizzazione? Sì, ce l'abbiamo. Allora abbiamo capito male. Li richiamano di nuovo e gli dicono ma come, non siete andati? Guardate che quelli non hanno l'autorizzazione. Quelli tornano, ma l'avete l'autorizzazione? Comunque alla terza volta gli hanno fatto levare pure le bandiere, ok? Allora, qual è l'impatto di questa situazione? Siamo peggiorici tutti. È il problema biblico del conflitto Caino e Abele, se non ce lo stiamo ponendo, che si chiama conflitto di interesse all'incontrare all'interno della stessa casa. Non male a mente, vero? Sì. E allora, alla fine come ce ne vogliamo uscire fuori da queste situazioni? E poi ci chiediamo perché prendiamo un percentuale, cioè quei vigili urbani, ipotizzate che un paese di 40.000 abitanti, saranno 20 persone, all'interno di loro, se la saranno passata loro, questi sono pazzi, avranno detto, no? Questi sono pazzi. Ma non pensate che all'interno di quel gruppo di persone, perché poi nei paesi le voci circolano e hanno famiglie, gente che votano, che al comune abbiano, cioè alle nazionali in quella località c'era stato il 30% di voti e poi c'è stato l'1,5%, forse è stato anche troppo che ci hanno concesso, perché quelli
insomma anche i tuoi elettori, come ti giustifichi? Cioè, allora, tornando al discorso serio di prima, loro hanno attivato questi fondi per il microcredito regionale e nazionale. Ci vogliamo impegnare su una cosa sola, e cerchiamo di costruire gli strumenti con legali, commercialisti, ognuno di noi ha dei referenti per andare a sostenere le fragilità che ci sono sul nostro territorio. Reddito di cittadinanza da un lato per chi è dipendente, ma anche per chi è impresa o per chi è... Solo questo mi chiedo, ce la vogliamo prendere sta cuccia? Io sì, io me la porto da anni, privatamente. Grazie. Allora, abbiamo soltanto Nunzia, per me.